ci siamo. Giorgia, la macchina non si apre. Babbo, io non respiro, c'ho caldo. Non voglio restare chiuso in macchina. Basta, ho deciso. Chiami i carabinieri, sono troppo preoccupata. Babbo, sono stanca e c'ho anche freddo. Ma sono in macchina e stanno anche dormendo. Salvo, Giorgia. Mamma, pensavo di dormire tutta la notte al freddo in macchina. Giorgia, abbi pazienza, scusami. Che cosa stai facendo? Sto imparando, babbo, perché c'ho i compiti da fare di musica. Allora, perché non li fai in camera tua, che tu hai una bella camera con la sedia, la scrivania? Ti metti a studiare lì, per favore. Non lo vedi che sto lavorando? No, babbo, perché in camera mi sento sola, invece qui c'ho la compagnia. Però no, Giorgia, non è... Sì, ho capito, c'è la compagnia, ma io sto lavorando però. Dai, per piacere, Giorgia, devi continuare ancora a suonare? Sì. Allora io vado di là. Scusa Giorgia, scusa. Che stai facendo? Non vedi, babbo, sono il cellulare. Sì, lo vedo, ma perché non puoi stare di là col cellulare? Non lo vedi che sto lavorando? Ma babbo, di là il cellulare non mi prende. Ho capito Giorgia, però è tutta la giornata che se io sono di là a fare una cosa, tu sei di là a fare una cosa. Se io mi metto di qua a fare un'altra cosa, tu sei di qua a fare un'altra cosa. Devo lavorare e tu continuamente mi stai disturbando però. Dai Giorgia. Io vorrei sapere che cosa avete da litigare, eh? È mezz'ora che state lì a urlare. Che cosa sta succedendo? Succede che io devo lavorare e Giorgia si mette qui col cellulare a disturbarmi. Ok, ma io devo parlare con le mie amiche, le devo informare e il babbo mi disturba sempre. No, non sono io che ti disturbo, sei te che ogni dove mi trovo io vieni te. Scusami, la casa è così grande, trovi un altro spazio, no? No, allora facciamo così, voi due ora trovate un punto di incontro, va bene, per andare d'accordo. Io non vi voglio più sentire perché devo continuare a pulire, è chiaro? Ok. E adesso che si fa, Giorgia? Non lo so, babbo. Però Giorgia bisogna trovare una soluzione perché io devo lavorare. E io devo giocare. Però Giorgia bisogna fare qualcosa perché la mamma è arrabbiata. Lo so, e fammi pensare. Idea, babbo! Sentiamo! Andiamo al parco, almeno te puoi lavorare tranquillo, okay. E io posso giocare senza darti noia. Secondo me hai avuto una buona idea. Allora facciamo così, prepariamoci e andiamo. Ok, zaino preso, giacca presa. Giorgia, sei pronta? Hai preso tutto? Perché, babbo? Che devo prendere? Come, babbo, che devo prendere? Allora, facciamo così, Giorgia. Prendi uno zaino, ci metti un plum cake e una borraccia, perché tanto lo so che quando poi siamo lì al parco, mentre io sto lavorando, mi disturbi dicendo babbo c'ho sete, babbo c'ho fame, quindi prendi lo zainetto, ci metti anche qualche giocattolo e poi si va. Siamo capiti? Ok, babbo. Ok, il plum cake, super buono, e la borraccia. Bravo. Ti raccomando, mettiti la cintura. No! Ho dimenticato il borsello con la patente. Giorgia, rimani qui che vado un attimo su a prendere il borsello, ok? Va bene, babbo. Ah, ecco il borsello. Vediamo se c'è tutto. Perfetto. Ok, ci siamo. Babbo, perché hai chiuso la macchina? In realtà Giorgia non l'ho chiusa io, si era schiacciato il tasto. Su, babbo, però si va, dai. Giorgia, vorrei andare anch'io, il problema è che non sto trovando le chiavi però, Giorgia. Non so, guardo se sei sotto il sedile. Io, Giorgia, qui il telecomandino non lo trovo, eh. Eppure ce l'avevi in mano le chiavi. Ma scusa, babbo, dove le hai lasciate le chiavi? Giorgia, dove le ho lasciate? Fammi pensare, ce l'avevi in mano, fammi pensare. No! L'ho lasciato su quando ho preso i portafogli! Vabbè, vado a prenderle. Giorgia, la macchina non si apre. Ma
come non si apre, dai, babbo? Amore, ho lasciato le chiavi su. Ah, per quello che si è chiusa la macchina, Giorgia. Perché il telecomando è distante dalla macchina e la macchina automatico si blocca. No, dai, babbo, ora come facciamo? Non lo so come facciamo, Giorgia. La macchina non si apre. Vediamo se c'è una copia qui. No, Giorgia, io non so cosa fare. Io ho dimenticato le chiavi su e la macchina si è chiusa. Amore, però come si fa? Ho paura. Dai, apriti, apriti. No, babbo, io non respiro, c'ho caldo. Non voglio restare chiuso in macchina. Dai, apriti, apriti, dai. Dai, apriti, su, apriti. Aspetta, Giorgia, dai, calmati un attimo. Guarda, c'ho un'idea. Possiamo chiamare la mamma, cioè il cellulare, scendi giù e ci apre. Semplice come cosa, no? Vero. Vai, allora. Ok, chiamiamo. Dai, rispondi, ti prego. No, Giorgia, non squilla, Non sta squillando. No, Giorgia, c'è un problema. In garage il cellulare non prende. No, come si fa, mamma? Non lo so, Giorgia, non lo so, non lo so, non so cosa fare. Cinzia! Mamma! Cinzia! Mamma! Apri, ci siamo qui giù in garage! Mamma! Sicuramente la mamma scenderà prima o poi. Però aspetta, faccio così. Vengo dietro e ti faccio compagnia. Bene. Vediamo se mi riesci a scavalcare. Sono grosso io. Ok. Ok. Vieni qua, Giorgia, vieni. Vai. Giorgia, ho un'idea. Tu che sei piccolina, puoi scavalcare il sedile e andare nel cofano e vedere magari se c'è qualche gancio per aprire il cofano. Va bene. Vai. La fai? Ti spingo? Sei viva? Non mi sembra. Babbo, babbo, ma qui non c'è niente. Ma controlla bene, Giorgio, non può essere. Si deve aprire per forza dall'interno. Ok, andiamo qua dentro. No, c'è solo roba inutile. Sei sicura? Sì, babbo. Quella scatola lì? Quella scatola lì? No. Non si apre? No, non si apre. Però babbo, a me mi è venuto un po' di fame. Per fortuna prima di andare via ti avevo fatto preparare lo zaino con la merendina, giusto? Vero, babbo. Ah, ho famissima. Regina, ma che dici? Me ne dai un pezzettino anche a me? Che un'ora che stiamo qui dentro e ho fame anch'io? No, babbo, perché questo qui è mio. Ho capito, ma ne hai portato solamente uno? Certo, babbo. Ma io c'ho fame, dammi un pezzettino, no? Però lì ci sono i pavesini. Quelli lì, Giorgia? Sì, babbo. Giorgia, se non sbaglio, questi sono i pavesini che tu non hai mangiato quando siamo andati in Sicilia, abbiamo fatto 24 ore in macchina? Sì, babbo. Dai, ma non saranno mica buoni ormai. Dai, se c'è fame, mangi quelli. Sono buoni? Non tanto. Sasso, carta, forbici. Sasso, carta, forbici. Allora. Sasso, carta, forbici. No, ha vinto! Ti do la rivincita. Sasso, carta, forbici. Sasso, carta, forbici. Vabbè, uno pari, un altro, vai. Sasso, carta, forbici. Ah, allora. E vinco io, yeah! No. Babbo, ma quando ci sta la mamma a venire giù? Giorgio, ma che ne so, in genere la mamma quando è a casa ogni 20 minuti scende giù, o perché deve prendere un secchio, o perché deve buttare la spazzatura. Oggi non sta scendendo mai, non so come mai, non, che ti devo dire, non lo so io, Giorgia. Ma poi proprio oggi non doveva scendere? Ah, ragazzi, sentite qua? Non si sente niente, quanto è bello stare da sola a casa senza sentire quei due che litigano. Ho finito di pulire, ho quasi finito di stirare e tutto in santa pace. Ah, che meraviglia! E non importa dove vai, ai ai ai, sai che mi troverai, ai ai ai, è meglio perdere che perdere te. Cinzia, ci viene ad aprire, per favore, non la sopporto più! Thank you.
ci credo, amore, sono già 3 ore che siamo qui. Però se non sbaglio, dietro avevo messo un plaid. Ci controlli se c'è? Così ti copro, vai. Eccolo. Oh, bravo, vieni qua, con la mano. Ce la fai? Sì. Vai, stai così. Ma è già buio fuori, ragazzi. Sono passate 4 ore e questi qui non si sono fatti neanche sentire. Ma che fine avranno fatto? Chissà che cosa hanno inventato. Ora gli telefono, vai. Il cellulare è staccato. Non risponde. Che sarà successo? No, non è che uno dei due si è fatto male. Vuoi vedere che sono all'ospedale? Ma come faccio a saperlo? Il telefono è staccato. Ma non posso neanche andare a cercarli la macchina, ce l'hanno loro. No, ragazzi, che devo fare? Che posso fare? Che posso fare, ragazzi? Questi non arrivano. Basta, ho deciso. Chiami i carabinieri, sono troppo preoccupata. Vediamo se risponde. Sì, pronto, carabinieri? Salve, buonasera. Senta, vorrei denunciare una scomparsa. Sì, è mio marito. Mio marito e la bambina sono usciti di casa oggi pomeriggio, presto, e ancora non sono tornati. E mio marito ha il telefono staccato, io sono in pensiero. Sì, ok. Mi immaginavo, va bene, ok. Grazie, arrivederci. Ragazzi, niente. I carabinieri hanno detto che devono passare 24 ore prima che inizino le indagini per le ricerche. Ma cosa faccio io? Adesso li vado a cercare a piedi. Ragazzi, ma qui ci sono tutte e due le chiavi della macchina. Queste sono le mie e queste sono quelle di Babbo Salvo. Ma come può essere? Non c'è, ma come può essere? No, ragazzi, qui la cosa non mi torna. Allora, le chiavi sono qui, la macchina non c'è fuori, quindi o le hanno rapite o... No! Ragazzi, ma la macchina è qui! Guardate dove sono! Ma sono in macchina, stanno anche dormendo! Salvo! Giorgia! Salvo! Oh! Ma che state facendo in macchina? Ma quanto ci ha impiegato a scendere giù, Cinzia? Ma che state facendo, qualche gioco? Ma che gioco, Cinzia? Siamo 4 ore che siamo chiusi in macchina! Ma no. Come 4 ore sì, chiusi in macchina? Sono salito solo a prendere i portafogli e ho lasciato le chiavi. Quando mi sono messo in macchina si è bloccata la macchina. No, io non ho parole. C'è la mamma, Giorgia! Veglia, c'è la mamma, dai, è arrivata la mamma. Cucciola! Mamma! Amore! Mamma, morendo di freddo, dai! Dai Giorgia, dai, non piangi, la mamma ci ha aperto. Dai. Mamma, pensavo di dormire tutta la notte al freddo in macchina. No, amore. Dai, andiamo su, raga, la mamma ci ha aperto, ti metti accanto, va bene? Ma dai. Io ho anche chiamato i carabinieri. Andiamo su, dai amore, vieni che ti scaldi. Finalmente. Ma tu scendi sempre in garage? Oggi per 4 ore non sei scesa. Ma se non ci avevo bisogno, ma io non lo so. Ragazzi, anche oggi abbiamo terminato un altro video. Come vedete, Giorgia è tutta infreddolita perché siamo rimasti ben 4 ore in macchina. E se la macchina non è scesa, dopo un po' fa freddo dentro, è vero Giorgia? Sì. Giorgia ha avuto veramente tanta paura. Per fortuna però la mamma, dopo tante ore, ci è venuta ad aprire. Se Giorgia vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Ragazzi, prima di andare via, controllate ma sempre, semplicissimo, che ci avete le chiavi, perché sennò succede quello che è successo a noi, rimanere 4 ore chiusi in macchina al freddo. Ok, questo vale sia per le chiavi della macchina che anche con le chiavi di casa. Niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale. E noi, come sempre, vi salutiamo con un grande wow! Ora vieni con me, Giorgia, che ci facciamo una bella doccia calda, ok? Vieni, dai.